The New Stories. La tua informazione libera. Una vacanza da sogno, a bordo della Carnival Cruise Line si è trasformata in un incubo per Miranda e lei il suo fidanzato, quando una serie di malori ha colpito diversi passeggeri a bordo della nave. La passeggera ha raccontato la sua inquietante esperienza a First Coast News, sottolineando un particolare inquietante, il colore insolito del suo vomito, un blu brillante che ha suscitato timori e interrogativi sulla sicurezza alimentare a bordo. Un blu brillante, e non ho mai mangiato nulla di blu, dice spaventata la donna. Nell'intervista, Miranda ha raccontato cosa le è successo sulla nave, poco dopo la partenza da Jacksonville. Si è trattato di un avvelenamento, dice la giovane, che ha passato metà della vacanza attaccata alla flebo in infermeria. E non è stata l'unica. Secondo il suo racconto, anche amici e altri passeggeri hanno avuto sintomi simili. La mia amica con cui sono venuta ha vomitato un parassita vivo. Lunedì, secondo quanto riferito, Carnival Cruise Lines ha affermato che le persone a bordo della nave presentavano sintomi di gastroenterite o influenza intestinale. Miranda, che crede di aver avuto un'intossicazione alimentare, dice che a lei e al suo ragazzo è stato concesso un rimborso di $95 ciascuno, circa 87 euro. Spero solo che facciano meglio, puliscano la loro nave, ci dicevano di lavarsi le mani, ma chissà se i cuochi si lavano le mani, ha concluso Miranda Hill. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.